Buonasera a tutti, sono Zaire di Sottosopra e benvenuti al secondo appuntamento della giornata con gli altri stati generali. Un circolo di incontri reso possibile grazie alla collaborazione delle associazioni Minerva, Sottosopra, Osservatorio Globalizzazione, La Fionda e Critica Economica. In questi giorni abbiamo affrontato temi cruciali del nostro presente e oggi continuiamo questa diretta in cui affronteremo ancora una volta il tema del lavoro, vista comunque la sua complessità. E per dare continuità agli argomenti trattati da Camilla nell'intervista affrontata con Marta Fana e Claudia Candeloro, che vi invito ad ascoltare. Intraprenderemo questo percorso grazie all'intervento dei nostri illustri ospiti. Abbiamo qui presente Simone Fana. Già nostro ospite per la scorsa edizione di Sottosopra, si occupa di servizi per il lavoro e la formazione professionale, scrive su diverse interviste settimanali come internazionale su tematiche legate al mercato del lavoro e alla riduzione dell'orario di lavoro. E fa parte della redazione di Jacobin Italia. Fra le sue pubblicazioni ricordiamo Tempo rubato, sulle tracce di una rivoluzione possibile tra vita, lavoro e società. Basta salari da fame, edito dalla Terza e scritto con la sorella Marta Fana. Grazie Professore Angelo Salento, che tra poco si unirà a noi in questa intervista. Qui con noi abbiamo Sabino Balzano, a lei. sindacalista Balzano, scusate, sindacalista laureato in scienze politiche presso l'Università di Perugia. Si occupa di diritto e lavoro nell'ufficio degli studi Unisin. Scrive per Intellettuale Dissidente e per La Fionda, autore del libro Pretendi il lavoro, l'alienazione a tempi degli algoritmi. Oggi Buonasera a tutti. cercheremo di focalizzarci sulla posizione della forza lavoro rispetto allo stato attuale delle cose, anche e soprattutto alla luce della crisi pandemica che stiamo vivendo, per cercare di capire se questa comunque possa essere il pretesto per continuare ad erodere i diritti dei lavoratori o se comunque rappresenta l'occasione per intervenire definitivamente le tendenze. Ricordo a voi che ci seguite che comunque essendo una diretta, alla conclusione del dibattito potrete intervenire ponendo le vostre domande. Bene, entriamo nel discorso. Vorrei cominciare con Simone Fana. La domanda che ti voglio fare è che rispetto alla riorganizzazione del lavoro, che questo può essere inteso comunque nell'interesse finanziario delle imprese, potrebbe parlarci del settore della logistica e quale ruolo ha avuto durante la crisi attuale? Sì, allora, innanzitutto, bisogna dire, la logistica è un settore fondamentale, diciamo, nell'economia moderna, contemporanea, perché è il settore che consente, diciamo, il collegamento tra la produzione e il consumo, cioè che svolge quella funzione intermediaria nel commercio, nella distribuzione di beni e servizi, appunto dalla produzione fino al consumo, delle merci e dei servizi. Quindi la centralità di questo settore è evidente, diciamo, anche in tempi di normalità, no? In tempi di pace. Ha assunto però una centralità particolare, ovviamente, nella fase, diciamo, del lockdown, nella fase della crisi sanitaria, dove una parte consistente, ovviamente, del mondo produttivo si è fermato, mentre il settore della logistica è stato un settore che ha continuato a prosperare, a lavorare, che è stato fondamentale nella distribuzione delle merci alle famiglie che si trovavano rinchiuse nelle loro abitazioni, quindi ha assunto una centralità dirimente, diciamo, nel momento del lockdown. E se ci pensiamo bene, questa è una delle tante grandi contraddizioni che la crisi ha fatto emergere, cioè un settore in cui le condizioni lavorative sono condizioni lavorative spesso appunto
disastrose sia dal punto di vista dei diritti sia dal punto di vista dei salari. È un settore in cui la forza lavoro è una forza lavoro invisibile che viene costantemente messa sotto pressione da un attacco fortissimo alle sue condizioni di lavoro, durante la crisi emerge come essenziale. È una forza lavoro che fino a ieri avevamo dimenticato, di fatto, continueremo probabilmente a dimenticarla quando questa crisi verrà superata e si ritornerà a una pseudo-normalità, che sappiamo normalità non è, ma la crisi ha portato a verità, come dire, ha fatto emergere una verità, cioè che questi lavoratori sono, e che questo settore, questo comparto e le persone che ci lavorano sono lavoratori essenziali nella produzione, nella riproduzione della società. Questo è un fatto fondamentale che ovviamente noi facciamo benissimo a rimarcare e che tuttavia verrà sicuramente messo in secondo piano nel momento in cui questa crisi verrà superata. È molto importante guardare alla logistica non solo rispetto, diciamo, alla questione della distribuzione delle merci e dei servizi nelle nostre abitazioni, ma la logistica è uno spazio fisico e simbolico anche di collegamento dentro il commercio internazionale. Il fenomeno della globalizzazione, l'accelerazione dei processi di globalizzazione non potrebbe avere forma senza una forza e una centralità del settore logistico, perché il settore consente a merci che sono prodotte in posti diversi di essere consumate in posti lontani. Quindi è il settore che mette in collegamento sostanzialmente spazi fisici lontani tra di loro. Quindi è un settore centrale nel processo, diciamo, di globalizzazione e nel capitalismo, nella globalizzazione come l'abbiamo conosciuta negli ultimi 20 anni. Ed è un settore particolarmente interessante da analizzare, perché se guardiamo, se da una parte nella crisi questo settore ha continuato a lavorare, abbiamo messo in evidenza la sua centralità, è un settore che oggi, nel momento in cui dalla crisi si passa al cosiddetto governo della crisi, cioè alla ristrutturazione dei processi produttivi e dei processi di lavoro, le imprese cosa chiedono oggi? Chiedono una riduzione dei costi di produzione, dove per costi di produzione si intende prevalentemente il costo del lavoro. Una parte consistente di questi lavoratori verranno in qualche modo licenziati o scadrà il loro contratto di lavoro. Quindi la ristrutturazione metterà nuovamente in crisi le condizioni di lavoro di questi lavoratori che fino a ieri erano lavoratori essenziali. Pensate soltanto che una quota ampia di lavoratori che lavorano nel mondo della logistica, nel settore della logistica, è inquadrata con contratti di somministrazione, cioè sono i cosiddetti lavoratori interinali, cioè sono lavoratori la cui prestazione di lavoro è, diciamo, funzionale al ciclo di profitto delle imprese, un ciclo di profitto di brevissimo periodo. Cioè io prendo in affitto un lavoratore attraverso un'agenzia interinale, attraverso un contratto di somministrazione e lo faccio fuori una volta che questo lavoratore non mi serve più per aumentare i miei profitti, per incrementare i miei profitti. Quindi è una forza lavoro che subisce in maniera diretta i processi di aggiustamento diciamo del numero di ore lavorate, della forza lavoro rispetto al ciclo dei profitti. È molto interessante quindi guardare al settore della logistica, perché dentro il settore della logistica maturano delle contraddizioni che rivediamo poi in maniera generale su altri settori, su altri comparti del mercato del lavoro. Inoltre, un altro aspetto interessante che secondo me il settore della logistica fa emergere è che da una parte è un settore che ha aumentato la propria espansione in termini numerici, in termini di forza lavoro, dentro quel processo che spesso e volentieri in maniera anche semplificata viene analizzato con il passaggio dal fordismo al post-fordismo, cioè il passaggio da un'industria organizzata verticalmente, quindi un processo produttivo organizzato a livello verticale e gerarchico all'interno della singola unità di impresa, a un processo produttivo che si frantuma, no? Quindi alle cosiddette reti di imprese. La logistica ha aumentato la propria composizione numerica
dentro questo processo, no? Questo processo, diciamo, di cambiamento strutturale nell'organizzazione dell'impresa, nell'organizzazione della produzione. Eppure, se ha aumentato dentro questo processo di trasformazione la propria composizione in termini di occupati, di manodopera, è un processo in cui, è un settore in cui, come dire, gli strumenti di lotta del cosiddetto Novecento sono ancora centrali. Pensate allo sciopero. Lo sciopero, si dice sostanzialmente, in alcuni settori non è più uno strumento di lotta, non è più uno strumento di battaglia sindacale, non è più uno strumento di battaglia politica. Nel settore della logistica diventa uno strumento centrale, in realtà, perché laddove appunto i lavoratori decidono di bloccare la distribuzione della merce, si interrompe lo stesso ciclo di produzione e si interrompe il cosiddetto ciclo di realizzazione del capitale, cioè il ciclo che porta il capitale dalla produzione alla distribuzione al consumo. Quindi è un settore che ha ancora una carica conflittuale fortissima, può ancora fare malissimo alle imprese e all'organizzazione della produzione, e allo stesso tempo assume e coinvolge una manodopera, una parte consistente della manodopera inserita e occupata nel settore logistico, è prevalentemente una manodopera migrante, quindi con una debolezza dal punto di vista, diciamo, sociale e anche dal punto di vista delle conoscenze, delle competenze. Sono lavoratori che fanno un lavoro rutinario, standardizzato, quindi facilmente sostituibili da altri lavoratori. Quindi a questa debolezza, diciamo, nella divisione sociale del lavoro, corrisponde una forza o comunque una potenza nel ciclo di produzione, nell'organizzazione della produzione, nell'organizzazione del lavoro come elemento di conflitto e di blocco. Quindi, se ci pensiamo, dentro la logistica vediamo delle contraddizioni, vediamo processi dialettici che si estendono poi ad altri settori, ma li rappresenta logistica meglio di altri, li condensa meglio di tanti altri. È evidente che la crisi pandemica e la crisi sanitaria ha portato ad emersione queste contraddizioni. Questi lavoratori che noi consideriamo eroi, lavoratori essenziali, che portavano i cibi nelle nostre case, che fino a ieri magari hanno pagati con 3-4 euro all'ora, e che ci siamo accorti durante la crisi pandemica della loro centralità, no? Il punto è come restituire, poi ci arriveremo magari, centralità politica non solo nelle fasi di crisi, ma nelle cosiddette fasi di normalità, no? Nella fase in cui dalla crisi si passerà appunto al governo di questa crisi, al governo di questi processi. Quindi a una nuova normalità che comunque sia non sarà la normalità di prima, forse sarà anche peggio, forse sarà anche peggio di prima, e tuttavia dentro, diciamo, questo passaggio dalla crisi al governo della crisi c'è il grande tema di come restituire potere, forza contrattuale e salariale e sul piano dei diritti dell'organizzazione del lavoro a una forza lavoro di cui ci siamo accorti che tutta la società ha estremo bisogno, eppure è una forza lavoro che fino all'altro ieri era costantemente, probabilmente anche domani, sarà costantemente dentro processi aggressivi di revisione, di regressione dal punto di vista dei diritti e dal punto di vista dei salari. Grazie Simone. Buonasera professore Salento, grazie per essersi unito a noi. Professore Salento è giurista e sociologo, docente di sociologia economica e sociologia del lavoro presso l'Università del Salento. I suoi ambiti di ricerca vertono sull'organizzazione del lavoro, tematica che abbiamo affrontato proprio adesso con Fana, Simone, con particolare focus nel settore della logistica. Ricerche anche che vertono proprio sull'organizzazione delle imprese, del rapporto tra il cambiamento economico e il cambiamento legale e della finanziarizzazione economica. Autore di diverse pubblicazioni, tra le quali ricordiamo Il Capitale Quotidiano, un manifesto per l'economia fondamentale, edito da Donzelli, e La Fabbrica della Crisi, finanziarizzazione delle imprese e declino del lavoro, edito da Carocci. Grazie per essersi unito. Vorrei farle... Mi sente? Forse ha il microfono staccato, professore. Così mi sentite? Perfetto. Sì, benissimo.
Vorrei fare una domanda, in ragione proprio della riorganizzazione del lavoro. Questa è da lei definita una delle conseguenze reali del cosiddetto fenomeno della finanziarizzazione delle imprese. Potrebbe farci comprendere che cosa si intende per finanziarizzazione delle imprese? Quali sono dunque queste logiche di fondo che introducono nuove forme di riorganizzazione del lavoro? Sì, il termine finanziarizzazione in realtà è un termine non soltanto difficile da pronunciare, ma anche abbastanza difficile da mettere a fuoco, più che altro perché ha diversi significati. Il significato, diciamo, più stretto che possiamo attribuirgli è quello che riguarda il fatto, quando lo riferiamo alle imprese, naturalmente, quello che riguarda il fatto che le imprese, e non parlo delle imprese finanziarie, che è normale che agiscano secondo logiche finanziarie, parlo di imprese non finanziarie, quindi imprese che dovrebbero produrre beni e servizi non finanziari, eventualmente anche imprese manifatturiere, preferiscano perseguire delle modalità di accumulazione, quindi delle modalità di produzione di reddito e di profitto attraverso canali finanziari piuttosto che attraverso canali produttivi, quindi preferiscono investire in prodotti finanziari o comunque in asset finanziari, come possono essere anche le partecipazioni in altre imprese, o comunque investimenti in imprese a loro volta possibilmente finanziarie, piuttosto che investirli in, diciamo, piuttosto che destinarli a investimenti di tipo tecnico, quindi investimenti destinati ad allargare la base produttiva delle imprese. Ecco, sono almeno, ma vorrei dire, 40 anni, dai primi anni 80, che in Italia e nel resto d'Europa, come sin dal decennio precedente era avvenuto negli Stati Uniti, molte imprese, soprattutto imprese di grandi dimensioni, chiaramente soprattutto quando sono società di capitali e tanto più se sono quotate nel mercato borsistico, tendono appunto ad assumere questa postura, cioè tendono a preferire investimenti finanziari piuttosto che investimenti tecnici, quindi tendono a spostare la loro attenzione da una logica per cui il profitto si realizza producendo beni e servizi e vendendoli, a una logica per cui invece il denaro produce denaro e quindi è più conveniente investire in attività di natura strettamente finanziaria. Questo è il significato, se vogliamo, più stretto del termine finanziarizzazione delle imprese. Più in generale, la finanziarizzazione delle imprese, tuttavia, è un processo che prende le mosse da questa centralità dei mercati finanziari nella vita economica e quindi, diciamo, tende a considerare che il ritorno degli investimenti del capitale, quindi il livello di redditività del capitale, debba essere come minimo quello assicurato dai mercati finanziari. Quindi anche laddove le imprese si dedichino ad attività produttive, la loro pretesa è quella di ottenere dalle attività produttive dei livelli di rendimento del capitale investito che sia paragonabile a quello garantito dai mercati finanziari per investimenti di pari rischio, per una logica di costo-opportunità del capitale sostanzialmente. E questo che cosa produce? Questo produce la tendenza appunto a pretendere che i processi di produzione rendano moltissimo. E chiaramente questo risultato si ottiene, in astratto si può ottenere in due modi: o aumentando la competitività, diciamo così, quindi ciò che si riesce a ottenere in termini di ricavi dalla vendita di beni o servizi, cosa che peraltro è molto difficile, oppure la via più facile è quella di ridurre i costi. E come tutti sappiamo, i costi che si possono ridurre più facilmente sono sempre i costi del lavoro. Ecco, quindi sia pure indirettamente questa logica appunto per cui il capitale è ritenuto nel senso comune degli investitori dover rendere in termini almeno comparabili con il suo rendimento nei mercati finanziari,
genera appunto una spinta alla riduzione dei costi del lavoro e quindi alla riorganizzazione complessiva della manodopera delle imprese in termini di tagli, in termini di esternalizzazioni, comunque appunto attraverso qualsiasi operazione che possa ridurre le voci di costo riferibili in particolare appunto alla manodopera. Ora, questo è un fenomeno che sta avvenendo in Italia, avviene in Italia, ma addirittura direi della seconda metà degli anni 70. Anche se la convinzione più diffusa in Italia, anche delle scienze sociali, diciamo, anche dei teorici, degli storici dell'economia, è che il capitalismo italiano in linea di massima dovrebbe essere poco incline a questo tipo di concezione del business, perché solitamente si ritiene che un capitalismo familiare, come quello italiano per lo più può essere considerato, tenda invece a rimanere agganciato a delle dinamiche di tipo strettamente industriale. L'esperienza e diciamo anche l'analisi empirica dimostrano che in realtà non è così. Il capitalismo italiano, il capitalismo familiare italiano in particolare, è un capitalismo molto attento alle dimensioni finanziarie del business. Lo è sempre stato in qualche misura. A partire dalla fine degli anni 70 e poi dagli anni 80 è diventato un vero e proprio specialista in queste manovre appunto di ordine strettamente finanziario che sono penetrate, sono diventate sempre più diffuse nel modus operandi del top management delle grandi imprese. E poi a partire dagli anni 2000, dalla fine degli anni 90, poi per tutti gli anni 2000 e 2010 si è trasformata in una vera e propria ideologia che possiamo definire, come la definisce Neil Flickstein, l'ideologia della shareholder value maximization, cioè l'idea, il senso comune manageriale per cui il compito dell'impresa è quello di fare rendere il più possibile il capitale investito da parte degli azionisti, quindi perseguire essenzialmente l'interesse dell'azionista. Qualsiasi cosa ciò comporti sul piano appunto della gestione della manodopera e della riconfigurazione complessiva del business. Allora, questo processo ha riguardato all'inizio soprattutto le grandi imprese industriali, ma poi progressivamente è una modalità di azione che è entrata anche dentro settori che non sono propriamente industriali, ma che attengono appunto a quella che nel collettivo per l'economia fondamentale, che è una rete di ricercatori di cui faccio parte, noi appunto chiamiamo economia fondamentale, che sostanzialmente è l'insieme molto vasto delle attività economiche che forniscono i beni e i servizi indispensabili per la vita quotidiana. Quindi pensiamo appunto alla sanità, alla distribuzione dell'acqua, alla produzione e alla distribuzione del cibo, alla distribuzione dell'energia elettrica, al trattamento dei rifiuti, ai servizi di cura. Va bene, cioè tutte quelle attività economiche che dovrebbero essere gestite in funzione della massimizzazione dell'utilità sociale. E che viceversa, a partire soprattutto dagli anni 90, in Italia cominciano a essere considerate imprese come tutte le altre, da assoggettare quindi a questo principio, a questa ideologia della massimizzazione del rendimento per gli azionisti nel breve periodo. Questo processo è un processo che naturalmente passa attraverso la privatizzazione di molte imprese. Va bene, privatizzazione intesa in senso stretto, cioè come passaggio della proprietà e del controllo dell'impresa da attori privati, ma anche privatizzazione intesa in senso lato, cioè semplicemente come trasformazione del regime giuridico di funzionamento dell'impresa, quindi come passaggio da un regime di diritto pubblico a un regime di diritto privato, pur mantenendosi eventualmente la proprietà e il controllo nelle mani dello Stato. Pensiamo, per fare un esempio di questo tipo, di quest'ultimo tipo, pensiamo a quello che avviene nelle ferrovie italiane, che sono naturalmente Ferrovie dello Stato è una holding che funziona in regime di diritto privato, evidentemente, e però le quote azionarie sono detenute al 100% dal Ministero del Tesoro, ma il fatto che sia in mano pubblica non impedisce di gestire questa impresa in chiave strettamente privatistica. Cioè Ferrovie dello Stato è un'impresa che naturalmente costruisce il proprio business sulla base di investimenti fatti con soldi pubblici, infrastrutturazione ferroviaria, acquisto di tecnologie, e via dicendo, ma lo fa in termini privatistici, cioè destinando questi investimenti primariamente a quelle attività
e a quei territori naturalmente che rendono di più sotto il profilo del rendimento, del profitto. Va bene, quindi oggi per esempio in Italia ci troviamo con una distribuzione della rete ferroviaria estremamente squilibrata. Abbiamo una densità di trasporti sulla tratta Milano-Roma-Napoli molto molto alta, ma il resto d'Italia è sostanzialmente servito molto male, qualche volta per nulla, e c'è una divaricazione fortissima tra la qualità dei servizi ad alta velocità e la qualità dei servizi destinati ai pendolari. Va bene. E questo è dovuto al fatto appunto che Ferrovie dello Stato oggi è un'impresa che viene gestita secondo la logica della massimizzazione del valore per l'azionista, azionista pubblico paradossalmente, che però si comporta come se fosse un azionista privato, quindi con tutto ciò che questo comporta sul piano del trattamento dei consumatori, degli utenti stessi, appunto, vengono trattati come consumatori di qualsiasi altra impresa e non come cittadini, e anche come trattamento dei lavoratori, no? Se, alla fine degli anni 90, oggi il personale del Ferrovie dello Stato si è dimezzato, è stato dimezzato, non si è dimezzato da sé, è stato dimezzato facendo ampio ricorso, peraltro, a dei fondi pensione finanziati con denaro pubblico. E un altro caso è quello, in questo caso si tratta in senso stretto di privatizzazione, o almeno parziale, è quello di Poste Italiane. No? Poste Italiane era un'impresa di proprietà pubblica e di diritto pubblico, adesso è una SPA ampiamente privatizzata anche in senso stretto, quindi con una grossa fetta di capitale azionario nelle mani dei privati. Se guardiamo il suo ultimo piano industriale ci rendiamo conto che la promessa che viene fatta agli azionisti è quella di distribuire agli azionisti il 60% del margine operativo lordo, cioè sostanzialmente di utilizzare i ricavi, no, dell'impresa, i profitti dell'impresa, piuttosto che per investirli nel miglioramento del servizio, appunto per redistribuirli agli azionisti. Tagliando, questa è sempre un'altra promessa che viene fatta agli azionisti, un certo numero di dipendenti all'anno, adesso non ricordo la cifra, non vorrei sbagliare, ma è un numero molto consistente di dipendenti che agli azionisti l'impresa promette di tagliare di anno in anno. Questo perché? Perché l'imperativo che viene seguito è quello della massimizzazione del rendimento del capitale investito dagli azionisti, cioè stiamo parlando appunto in senso lato di un processo di privatizzazione delle imprese, che ripeto non riguarda più soltanto imprese industriali, ma riguarda purtroppo oggi in misura crescente imprese che operano nei settori fondamentali, quindi imprese che dovrebbero seguire tutt'altra logica, che dovrebbero essere sottoposte a degli imperativi, sono del resto gli imperativi già espressi chiaramente nel dettato costituzionale di utilità sociale, per dirla con una formula molto sintetica. Spero di essere stato chiaro, però. Chiarissimo, professore, grazie. Grazie per il suo intervento. Vorrei fare una domanda a Sabino. Vorrei chiederle, alla luce, diciamo, di queste argomentazioni in merito alla riorganizzazione del lavoro e di tutte le sue conseguenze, quali sono state comunque gli interventi da parte della politica a sostegno delle diverse categorie dei lavoratori, soprattutto in questa fase di pandemia, e se queste politiche comunque hanno avuto un impatto oppure comunque è possibile evidenziare alcune criticità? Beh, io diciamo che apprezzo moltissimo la tua eleganza nel dire delle criticità, perché definirlo un eufemismo mi sembra oltremodo riduttivo. Sono stati mesi concitati gli interventi da parte del governo e della politica in generale per far fronte alla pandemia sono stati diversi. Sarebbe impossibile, come dire, riassumerli in pochi minuti di intervento. Provando a schematizzare, io credo che la gestione sia stata caratterizzata da una tensione tra interessi economici soprattutto da parte del grande capitale, e gli interessi di una parte
del paese, che è la classe lavoratrice italiana. Si è consumata una fortissima tensione, questa l'abbiamo vista palesarsi in tutti i provvedimenti che il governo ha assunto durante la pandemia, come pure, a mio modestissimo avviso, è ravvisabile in maniera assolutamente evidente quella che è stata la scelta della politica, ovvero quella di non schierarsi mai, praticamente mai, al fianco dei lavoratori del nostro paese, dall'inizio alla fine della gestione di questa crisi. Alcuni esempi. Prima di tutto le tempistiche per quanto riguarda il lockdown, con particolare riferimento al nord del paese. Sono state tempistiche lente. Non è un caso che l'esplosione del contagio abbia caratterizzato alcune regioni del nostro paese. Noi avevamo una politica che cercava maldestramente, con fare quasi sì, patetico, di additare come responsabili del contagio i riders o non so chi andava a fare la spesa due volte al giorno piuttosto che una, quando avevamo le metropolitane assolutamente affollate, stracariche di lavoratori costretti ad andare al lavoro. Io in un pezzo che ho scritto per l'Intellettuale Dissidente ho addirittura parlato di costrizione alla morte. Non ritengo di essere stato iperbolico, perché andare al lavoro in quelle condizioni significava costringersi di fatto al contagio e costringere al contagio le proprie famiglie nel momento in cui si tornava a casa. Quindi, prima di tutto, le tempistiche sulla chiusura delle attività economiche nel nord del paese sono state davvero barbare, e questo è per me di massima evidenza, rispondente ad una scelta di tipo economico. Il secondo aspetto, diciamo, che vorrei evidenziare legato alla tempistica è quello dell'equiparazione che a un certo punto finalmente il legislatore, nonostante fossero settimane che venisse richiesto, l'equiparazione della quarantena prevista per chi insomma, era obbligato a sottoporsi a quarantena e lo stato di malattia retribuito. Anche questo non è arrivato immediatamente. E l'effetto è stato devastante, perché nel momento in cui un lavoratore era costretto a, se autonomo, a farsi carico economicamente, teniamo presente che nella prima fase della pandemia non erano stati previsti interventi di natura economica a sostegno dei redditi, ovviamente. Quindi se l'autonomo doveva farsi carico pienamente del costo economico della quarantena, e se il dipendente invece avrebbe dovuto, nel suo caso, ricorrere alle proprie spettanze, quindi ferie, permessività previste dai contratti e dalla legge, è evidente che fisiologicamente, chi fa il sindacalista queste cose le sa, il lavoratore avrebbe provato a resistere alla quarantena, perché andare in quarantena significava o a rinunciare alle proprie spettanze, rinunciare alle proprie spettanze non significa rinunciare a qualcosa di poco importante, significa rinunciare a qualcosa previsto dall'articolo 36 della Costituzione, oppure bisognava rinunciare alla pagnotta, perché l'autonomo che si costringe alla chiusura evidentemente rinuncia al sostentamento suo e della propria famiglia. Quindi la tempistica nella previsione di questa normativa è stata determinante in quelli che sono stati quegli effetti successivi anche di diffusione del contagio, con tutto quello che la diffusione del contagio ha comportato, e che non è necessario qui, sarebbe retorico stare a ricordare, ma ce l'abbiamo ben chiaro in testa tutti quanti. Ci sono altri interventi che possono essere citati. Ad esempio, all'interno del Cura Italia era previsto un intervento vergognoso di sostegno al lavoro dipendente di 100 euro relativo al lavoro di marzo, che si sarebbe poi trovato nella busta paga di aprile, credo. Ecco, anche questo è un intervento che, se voi lo andate ad analizzare, se andate a vedere il testo del decreto, ha del surreale. Prima di tutto andare a valutare proprio quantitativamente la portata della misura. 100 euro era il supporto che il legislatore individuava, il governo, perché è stato fatto tutto con decretazione, peraltro neanche decretazione d'urgenza. Solo un primo decreto legge, il resto sono tutti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Anche questa è una deroga alla Costituzione inaudita, mai verificata nel nostro Paese, e di una gravità assolutamente sconcertante, perché costituisce un precedente davvero, davvero inquietante. Ma al netto di questo, 100 euro erano stati previsti per i lavoratori dipendenti.
Dopodiché, però, questi 100 euro non erano previsti tout court a tutti i lavoratori dipendenti, ma soltanto a quei lavoratori dipendenti che si fossero recati fisicamente in azienda. Non solo, se ti recavi in azienda soltanto per una parte dei giorni lavorativi del mese, allora questi 100 euro venivano ricalibrati sulle giornate di effettiva presenza in azienda. E allora io, avendo una formazione, diciamo, parzialmente giuridica, provo a riflettere sulla ratio legis, cioè sulla logica che c'è dietro le norme. E vale a dire, se lavorare in azienda è sicuro, va bene, perché intanto il legislatore, il governo firmava protocolli con le organizzazioni sindacali con cui si riempiva la bocca e andavano in televisione a raccontarci che tutto era sicuro perché avevano fatto i protocolli, adesso i protocolli ci arriviamo. Se i luoghi di lavoro erano sicuri, allora prevedere questi 100 euro per i lavoratori che comunque avrebbero mantenuto il proprio reddito e la propria retribuzione non era e non è tuttora comprensibile come misura. Se i luoghi di lavoro non erano sicuri, come io personalmente ad esempio ritengo, prevedere a compensazione una indennità. Attenzione, dal punto di vista contrattualistico, l'indennità ha una funzione specifica, cioè l'indennità per lavoro notturno, l'indennità per lavoro sotterraneo, l'indennità per lavoro sotturno è una compensazione di natura economica ad un disagio che il lavoratore subisce. Pertanto la compensazione va commisurata al disagio. Se il disagio è quello di andare in un luogo di lavoro un pochino più caldo rispetto al normale, allora lo andrai a parametrare su questo. Se il disagio è quello di essere esposto a sostanze radioattive, è evidente che l'indennità dovrà essere commisurata su questo. Ecco, se il disagio era il possibile rischio di contrarre il Covid sul luogo di lavoro, prevedere 100 euro come valore indennitario, tra l'altro, da frazionare e da ponderare in base alle giornate lavorative effettivamente prestate in azienda, ebbene io lascio a voi valutare, diciamo, la bontà di questa misura. Per me è una pagina triste e cupa della storia del paese. Ma la stessa cosa vale per i 600 euro previsti per gli autonomi. Ditemi voi se una misura di questo tipo può essere anche solo lontanamente o vagamente considerabile sufficiente. Parliamo di un importo inferiore, grandissimi, nella stragrande maggioranza dei casi, a quello del reddito di cittadinanza. Cioè noi abbiamo un'attività con partita IVA che non può lavorare, che non può svolgere la propria attività e si prevede, per compensare questo calo vertiginoso, drammatico del reddito, un'integrazione di 600 euro. Un'integrazione di 600 euro che veniva raccontata, attenzione, durante la pandemia ha avuto un ruolo che secondo me chi fa accademia, chi è decisamente più autorevole di me dovrebbe approfondire e studiare, ha avuto un ruolo centrale la propaganda, perché se voi andate a guardare il testo delle norme, andate a leggere i dispositivi, vi rendete conto che tra ciò che veniva professato e ciò che poi realmente accadeva e ricadeva sulle persone c'era un abisso sconcertante. Per esempio su questi 600 euro era escluso e resta escluso un esercito di lavoratori che aderiscono a casse previdenziali di categoria. Esempi: avvocati, architetti, geologi, veterinari, medici, anche se poi per il settore sanitario sono state previste integrazioni specifiche, ma tutti i lavori che prevedono una iscrizione a casse previdenziali di categoria vedevano per definizione l'esclusione dal beneficio, se così lo vogliamo definire, dei 600 euro. Ma durante la pandemia si è intervenuti anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dicevamo prima, e sono stati sottoscritti diversi protocolli. Uno dei protocolli più narrati, diciamo, dalla propaganda politica durante, mi verrebbe da definirla propaganda di altro tipo, soprattutto in relazione alla sospensione della Costituzione, ma non voglio apparire populista, anche se per me è un complimento, ma lasciamo perdere. Uno dei protocolli che veniva diciamo più sbandierato era quello del 24 aprile. Ora, se voi andate a leggere il protocollo del 24 aprile sottoscritto dal governo e dalle maggiori organizzazioni sindacali di questo paese e vedete le prime disposizioni di questo protocollo, vi rendete conto della portata del protocollo medesimo. Ad esempio c'è uno dei primissimi articoli che stabilisce che al lavoratore potrà
essere misurata la temperatura nel momento in cui il lavoratore entra in azienda. Che dal mio punto di vista è come dire al lavoratore che fa edilizia acrobatica che a quel lavoratore potrà, volendo, essere consegnato un dispositivo di protezione quale l'elmetto, quale le cinghie, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè molte di queste disposizioni in realtà non hanno alcun valore cogente, senza contare, poi sicuramente entreremo nel merito più avanti, che poi anche qualora il datore di lavoro non dovesse ottemperare a disposizioni tanto labili, non preoccupatevi, perché anche su questo si è fatta una scelta molto agile e si sta provando a scudare chi che sia, sia dal punto di vista amministrativo, civilistico, sia dal punto di vista penale. Ed ecco che il cerchio si chiude. L'ultimo riferimento che voglio fare è quello al decreto liquidità, che secondo me è stato veramente la massima espressione di quello che è stato il ruolo del governo e il tradimento che questa politica ha ordito al contratto sociale nel nostro paese, perché ad un certo punto ci si è resi conto che era necessario introdurre un ammortizzatore sociale che tenesse in piedi il sistema, perché nel momento in cui le aziende smettono di pagare gli stipendi, le aziende chiudono, tu hai veramente milioni di lavoratori indigenti e privi di sostentamento, ebbene di fronte a questo c'è da tremare, c'è da aver paura, e davvero si torna a quello che diceva prima Simone circa il ruolo dello sciopero, che anche dal mio punto di vista andrebbe ampiamente riconsiderato, al momento che la nostra Costituzione prevede lo sciopero sia un diritto e non soltanto una libertà, e invece ad oggi noi ci rendiamo conto che nel nostro paese il diritto allo sciopero è quasi da considerarsi ormai storia, è passato. Ebbene, sul decreto liquidità in realtà il governo che cosa ha fatto? Non potendo, e poi rifletteremo anche sul perché in effetti non ha potuto, non potendo il governo intervenire direttamente con l'erogazione di risorse essenziali e fondamentali perché il sistema stesse in piedi, ha puntato sul debito privato. Cioè non potendo, o meglio non volendo, far debito pubblico, il governo ha ben pensato di ordire una mossa straordinaria e puntare interamente sul debito privato. E quindi ha iniziato a erogare prestiti, ovvero non li erogava direttamente lui, il governo forniva la garanzia su questi prestiti. Allora, prima di tutto, il grande bluff si è consumato intorno a questo tema della liquidità, che veniva narrata come una erogazione helicopter money, potremmo dire. Qualcuno lo ha addirittura definito helicopter money, mentre l'helicopter money è tutta un'altra roba. È stata narrata come un'erogazione, dicevo, di risorse a pioggia generalizzata per mantenere in piedi il sistema. Questo non è accaduto. A parte il fatto che, se andiamo a vedere la composizione e l'ammontare complessivo di queste risorse, ci rendiamo conto che siamo anni luce distanti rispetto ai proclami che lo stesso Presidente del Consiglio più di una volta ha fatto. Ma poi in realtà stiamo parlando di prestiti, e stiamo parlando quindi di aziende e società che si indebitano direttamente per rimanere in piedi, e questa forse è una pagina positiva della storia del nostro paese, in sostituzione allo Stato, che arretra anche in questa circostanza, non volendo svolgere il proprio dovere ai sensi di quello che prescrive il contratto sociale. Poi bisognerebbe riflettere su quello che accade quando il potere pubblico, il potere costituito, viene meno al contratto sociale, perché poi si dovrebbe aprire anche questa parentesi, il tema del conflitto e del contrasto tornerebbero con forza. Quindi il decreto liquidità in realtà è stato questo. Il decreto liquidità è stato un trucco, un bluff, con il quale lo Stato si è sottratto ai propri doveri. È un elemento molto importante, a mio avviso, e sottaciuto quasi completamente dall'informazione intorno al decreto liquidità, è il costo di questi finanziamenti. Cioè, poco prima, fino a qualche giorno prima l'erogazione di questi finanziamenti, la politica narrava di erogazione e prestiti forniti a tasso zero. Non è così. Questi prestiti non sono a tasso zero. Di questi prestiti l'utilizzatore, chi ne gode, dovrà pagare due cose. Primo, il costo della garanzia, cioè lo Stato, che non eroga nemmeno queste risorse, perché si limita tra virgolette a prestare la propria garanzia, questa garanzia se la fa pagare, e il costo di questa garanzia per i finanziamenti più grandi arriva al 2%.
A questo 2% poi dovrà sommarsi il costo calmierato del finanziamento da corrispondere all'istituto di credito. Cioè, la cosa incredibile, la cosa veramente al limite del surreale e del come potremmo ridere se non ci fosse veramente tanto, tanto di cui piangere, è che alla fine della storia questa storiella qui può diventare pure, può garantire pure una certa rendita, un certo margine, un certo guadagno operato da chi, uno, si fa pagare queste garanzie, perché metti che poi questi, il pagamento di questi prestiti vada a buon fine come ci si auspica, è evidente che lo Stato ha un margine. Gli istituti di credito hanno i loro vantaggi e i loro guadagni, alla fine chi paga è sempre Pantalone, ossia il popolo, la gente, la classe lavoratrice del nostro paese, la piccola e media imprenditoria. È un sassolino, visto che io ho cominciato il mio percorso sindacale e proseguo il mio percorso sindacale come rappresentante dei bancari, un sassolino me lo voglio anche togliere, perché anche in questa circostanza il governo, per nascondere le inadeguatezze drammatiche di se stesso e dei suoi apparati, nonché dei propri amici, ovvero le banche, ha provato a scaricare persino la responsabilità circa la farraginosità dell'erogazione di questi prestiti a chi? Ai lavoratori del settore del credito. Cioè i lavoratori che erano, ci sono stati anche articoli di giornale scandalosi, che in qualche modo imputavano ai bancari, cioè al cassiere, al gestore in filiale, la responsabilità circa la farraginosità di un sistema che non funzionava, perché ovviamente le risorse non arrivavano. Non arrivavano queste risorse, come non arrivavano e non arrivano le risorse degli altri ammortizzatori sociali come la cassa integrazione. Pertanto, per rispondere, Zaira, alla tua domanda in conclusione, che cosa pensi? Io penso che per semplificare le dinamiche a cui abbiamo assistito sia stata esercitata una tensione, una contesa tra interessi contrapposti, e che la politica, narrando di fare determinate scelte, in realtà ne ha fatte altre assolutamente non a vantaggio e non a beneficio della classe lavoratrice italiana. Questa è la mia opinione. Grazie. Professore Salento, vorrei farle un'altra domanda. Vorrei chiederle, all'interno di questa cornice che stiamo analizzando, quindi del settore del lavoro, delle condizioni, degli interventi anche da parte della politica, se esiste comunque una relazione che intercorre tra il livello di precarizzazione e la sovraqualificazione del lavoro, magari anche attraverso qualche esempio, se questa anche degli effetti, se potrebbe comunque portare anche a spiegarci quella che sia l'emergenza sociale dei NEETs. Se esiste altresì la possibilità di poter introdurre delle politiche o delle normative, quali dovrebbero essere, per cercare comunque di conciliare i diritti dei lavoratori e la loro dignità, comunque con l'interesse delle imprese anche definibile come legittimo di conseguire il profitto, e se comunque lo Stato all'interno di questa situazione dovrebbe comunque assumere un ruolo centrale prospettato come ad esempio dall'MMT come datore di ultima istanza. Allora, sì, sicuramente il tema della sovraqualificazione è un tema che ha a che vedere con le cose di cui abbiamo parlato sino a questo momento. Sovraqualificazione significa che le persone sono più qualificate rispetto al lavoro che riescono in realtà a trovare. Possiamo dire con certezza che l'Italia in questo momento non è un paese per laureati, per esempio. È un paese che riesce a esprimere una domanda di lavoro qualificato estremamente bassa. E questo è legato al fatto che per 30, forse 40 anni ormai, se non di più, le scelte di regolazione del lavoro hanno puntato al ribasso, cioè si è interpretata la competitività delle imprese italiane come una competitività che dovesse essere basata sulla riducibilità dei costi, in particolare sulla riducibilità dei costi del lavoro. Quindi sostanzialmente le imprese italiane hanno preso un po' questa china, si sono abituate all'idea sostanzialmente che la loro capacità di restare attive nei mercati
si fondi in ultima analisi sulla derogabilità delle, di quelle che erano ormai, perché non ci sono più le garanzie fondamentali di tutela del lavoro dei lavoratori. Quindi passo dopo passo le garanzie per il lavoro sono andate, sono state di volta in volta sottratte, per esempio in termini appunto di, diciamo, di derogabilità della, del, del costrutto di subordinazione, di, quindi la possibilità di introdurre forme di lavoro di tipo parasubordinato, oppure la possibilità di ricorrere a contratti a termine sostanzialmente liberalizzata. E questo che cosa ha comportato? Ha comportato il fatto appunto che le imprese italiane hanno tendenzialmente preso una strada verso la competitività che possiamo definire una via bassa alla competitività, cioè una competitività appunto fondata sulla, sulla riducibilità secondo desiderio delle, 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 delle prerogative dei lavoratori. E quindi di fatto quello con cui abbiamo a che fare oggi è un mercato del lavoro fortemente dequalificato, cioè la domanda di lavoro espressa dalle imprese italiane non è assolutamente all'altezza della, delle competenze, comunque della, della, del livello formativo, anche del livello di, delle credenziali formative che ha la popolazione giovane italiana. Da qui appunto anche il fenomeno dei, della sovraqualificazione e per certi versi anche appunto dei cosiddetti NEET o NEETs, cioè persone che sono uscite dal, da percorsi formativi, non lavorano, non sono ancora nel sistema di istruzione, sostanzialmente sono al di fuori di qualsiasi circuito appunto di impiego sociale. Se è possibile fare qualcosa, beh, diciamo, questo processo di smantellamento dell'economia reale italiana è avvenuto attraverso due canali fondamentali. Il primo canale fondamentale è questo qui, appunto, dello smantellamento del diritto del lavoro, del diritto del lavoro classico, evidentemente, cioè il diritto del lavoro fondato sul principio di subordinazione, cioè sul riconoscimento del rapporto di subordinazione e sul principio per cui deve essere considerato datore di lavoro la persona che effettivamente impiega, l'impresa che effettivamente impiega il lavoratore. Anche questo principio è stato derogato, si è derogato in misura crescente. Questa è stata la prima strada. La seconda strada, del tutto parallela, è stata la liberalizzazione dei mercati finanziari e i processi di privatizzazione delle grandi imprese. Questi sono quindi i due canali attraverso i quali diciamo, il capitalismo italiano è stato trasformato in profondità, diventando quindi un capitalismo che garantisce alti rendimenti agli azionisti e bassissimi salari e pessime condizioni di lavoro ai lavoratori. E se è possibile fare qualcosa, naturalmente è possibile fare qualcosa. Si possono invertire questi due processi, non sono dei processi irreversibili. Così come è stata costruita nel corso del Novecento una tutela forte del lavoro, così è possibile ricostruirla dopo che è stata smantellata. Così come sono stati sottratti, diciamo, sono stati decostruiti i limiti all'accumulazione finanziaria nel corso del Novecento, così possono essere reintrodotti dei limiti all'accumulazione finanziaria. Soprattutto, a mio modo di vedere, varrebbe la pena cominciare questo tipo di, diciamo, di revisione della politica economica italiana a partire da quelli che ho chiamato i settori fondamentali, perché è soprattutto lì che è urgente intervenire, perché sono dei settori che hanno un'incidenza diretta anche sulla qualità della vita delle persone e anche sul reddito poi effettivamente disponibile. Perché obiettivamente bisogna considerare, se vogliamo comprendere la condizione economica dei lavoratori italiani, non dobbiamo considerare soltanto il fatto che i salari in termini reali sono decresciuti negli ultimi 30 anni e i livelli occupazionali si sono ridotti, ma dobbiamo anche considerare il fatto che una quota crescente del reddito viene speso per accedere a beni e servizi fondamentali che sino a 10, 20, 30 anni fa erano meno costosi. Se prendiamo l'andamento delle tariffe dei principali beni e servizi fondamentali in Italia, ci rendiamo conto che negli ultimi 15-20 anni sono cresciuti paurosamente i costi di accesso. Negli ultimi 15 anni il costo dell'acqua potabile è aumentato dell'85%,
il costo delle ferrovie è aumentato del 60%, il costo del servizio postale è aumentato del 60%, il costo delle autostrade, idem. Perché cosa? Perché in questi settori si sono venute annidando, diciamo, delle rendite. Va bene? Cioè, questi settori sono stati interpretati in misura crescente come degli spazi economici in cui è lecito portare quella logica del profitto di cui parlavo prima. Cioè un profitto che viene inteso come massimizzazione del rendimento del capitale per gli azionisti. Nella sanità succedendo esattamente questo stesso processo. Allora, se abbiamo, diciamo, se questa crisi legata alla pandemia ci dà una sola possibilità, ammesso che ce la dia, ammesso che la sappiamo cogliere, ammesso che abbiamo la forza politica per coglierla, questa possibilità probabilmente sta proprio nel fatto di poter sottolineare l'importanza di questa economia fondamentale, che è stata chiaramente messa in luce dalla pandemia, no? Dal lockdown stesso. Cioè tutto ciò che non si è potuto fermare durante il lockdown, in Italia come negli altri paesi europei, come nel resto del mondo, sono le attività economiche fondamentali, cioè sono quelle che servono a garantire la riproducibilità della vita quotidiana. La sanità, l'istruzione, anche se in altre forme naturalmente, la produzione e la distribuzione del cibo, i trasporti pubblici, in parte almeno, l'amministrazione pubblica, cioè tutte quelle attività che sono state sistematicamente screditate negli ultimi 30 o 40 anni, tutte quelle attività che sono sistematicamente sottoposte a un discorso sociale secondo il quale il pubblico è del tutto inefficiente, mentre il privato sarebbe garanzia di efficienza. Va bene, quindi la pandemia ci offre questa opportunità, che è un'opportunità preziosa se avessimo la forza politica per coglierla, cioè l'opportunità che consiste nel poter dimostrare con i fatti quanto questa economia fondamentale, è importante, è decisiva per il benessere delle persone e per la riproduzione delle nostre società, e quanto essa negli ultimi 30-40 anni è stata maltrattata, è stata sostanzialmente devastata. Voi da un principio di austerità del tutto fine a se stesso, e quindi della riduzione sistematica della spesa pubblica in questi settori, voi dalla tendenza alla privatizzazione e soprattutto all'interpretazione di questi settori da parte dei business privati come settori in cui è possibile, lecito e persino doveroso perseguire quella logica di massimizzazione del profitto per gli azionisti nel breve periodo. Va bene? Ecco, se pensate, se torniamo per un attimo con la memoria all'ultimo film di Ken Loach, no? Sorry We Missed You, c'è una scena estremamente importante, a mio modo di vedere, del film, se vogliamo il perno della sceneggiatura, che è quella in cui il capo stabilimento sostanzialmente imprecando dice: ah, gli azionisti mi dovrebbero ringraziare, no? Perché gestisco la forza lavoro in questa maniera così sciagurata. E quella è una delle tante lezioni di sociologia del lavoro di Ken Loach, no? In cui ci dice: guardate, questo modo di intendere la gestione della forza lavoro è legato precisamente alla modalità di intendere l'accumulazione capitalistica da parte di, appunto, un capitalismo che è sempre più un capitalismo nelle mani degli azionisti, degli investitori. Ebbene, e anche in settori fondamentali, appunto, come il settore postale, ma potremmo, appunto, riferirci a uno qualsiasi degli altri settori fondamentali, con pochissime eccezioni. Quindi, ripeto, se c'è un'opportunità che abbiamo in queste, uso il noi, ma poi non so a chi riferirmi bene con questo noi, perché diciamo, bisognerebbe costruire un discorso politico estremamente difficile per vedere se ha senso oggi usare questo noi, però l'opportunità che potremmo avere, appunto, da questa pandemia è proprio quella di poter argomentare in maniera più agevole che mai l'importanza di questi settori e l'assoluta necessità di cambiare logica di accumulazione a partire da questi settori, il che non vuol dire che non bisogna cambiarla anche in altri settori, ma appunto questi settori sono particolarmente delicati, particolarmente importanti, e quindi dovrebbero essere liberati da questa logica. Gli strumenti che possiamo avere a disposizione, che si potrebbero in astratto avere a disposizione, sono tantissimi, a cominciare da una vera e propria riforma del diritto del lavoro, quindi una controriforma, cioè una riforma che rimettesse in piedi, naturalmente in forme adeguate al tempo che viviamo, delle tutele forti del lavoro.
In secondo luogo una riforma dei sistemi finanziari, in terzo luogo probabilmente una riforma, una vera e propria rivoluzione del sistema fiscale, perché chiaramente nel corso del tempo si è andata perdendo la progressività del sistema di tassazione, e poi delle misure accessorie, come per esempio dei limiti seri alla retribuzione manageriale, ad esempio. Non è possibile che i manager, badate bene, anche i manager pubblici oggi vengano retribuiti in misura proporzionale al reddito che riescono a generare per gli azionisti. Cioè non è possibile che vengano allineati gli interessi dei manager, anche pubblici, agli interessi degli azionisti. Perché il manager, tanto più se un manager pubblico, dovrebbe difendere non l'interesse degli azionisti, ma l'interesse dell'impresa in quanto tale. E se si tratta di imprese di settori fondamentali, l'interesse delle imprese di settori fondamentali dovrebbe coincidere con l'interesse pubblico. Quindi l'interesse alla massimizzazione del valore sociale dei prodotti di quell'impresa. Va bene? Quindi sono soltanto alcuni esempi, voglio dire. In realtà i punti di attacco possibili, i punti di presa possibili, se avessimo una rappresentanza politica capace appunto di farsene carico, sarebbero veramente, veramente tanti. E in questo momento, ripeto, sarebbe più facile che mai. Perché, ripeto, questo momento ha messo in luce tantissime contraddizioni e tantissime possibilità alternative. Io vi devo chiedere scusa, fra l'altro, perché vi devo lasciare prima, sostanzialmente mi devo disconnettere adesso per motivi, per esigenze familiari, insomma, assolutamente inderogabili. Però vi voglio ringraziare e mi dispiace tanto non poter rimanere con voi, perché comunque il dibattito è molto interessante, mi ha fatto piacere conoscere Savino e Zaira, mi ha fatto piacere rivedere Simone. Grazie a lei, professore, grazie. Grazie mille. Grazie, piacere nostro, professore Savino. A presto. A presto. Il professore Salento parlava comunque che questa situazione particolare, questa crisi che stiamo vivendo, potrebbe essere vista come un'opportunità. Vorrei chiedere a Simone e a Savino questa opportunità, a Simone in particolare per quanto riguarda la situazione della crisi, se questa effettivamente possa essere un'occasione per puntare alla riduzione dell'orario di lavoro. A Savino invece vorrei chiedere se effettivamente quello che viene introdotto attraverso il piano Colao, che richiede di prestare particolare attenzione, ossia lo smart working, sia una minaccia o un'opportunità, in relazione comunque alla tutela dei diritti dei lavoratori. Simone. Allora, se è un'occasione sulla riduzione dell'orario di lavoro. Allora, cominciamo dal dire che di riduzione dell'orario di lavoro, se non sbaglio, se ne è parlato un'ora e mezza, il tempo di un aperitivo veloce, dopodiché il tema è stato immediatamente scomparso dalla discussione, no? E quindi è uscita qualche nota di stampa appunto sulla riduzione dell'orario di lavoro, su una proposta che pare sia stata fatta da qualche componente della task force, ma immediatamente è stata una proposta dimenticata, anche perché il giorno dopo immediatamente Confindustria è andata all'attacco dicendo non se ne parla affatto di riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, che era tendenzialmente la proposta. Allora, quando si parla di riduzione dell'orario di lavoro è una questione molto complessa in realtà, non è una questione che può essere banalizzata con degli slogan. È complessa perché, innanzitutto partiamo da un fatto reale. Dopo la crisi del 2008, la riduzione dell'orario di lavoro c'è stata e l'hanno fatta le imprese. Cioè sostanzialmente dal 2008 al 2018, quindi nel decennio complessivo dall'inizio della crisi a appunto qualche anno fa, c'è stata una riduzione delle ore lavorate a fronte di una crescita, cioè di una crescita del PIL con livelli simili a quelli del 2008, si sono ridotte le ore lavorate. Cioè questo cosa significa? Che le imprese
nella gestione della crisi, proprio per ridurre il costo del lavoro, hanno ridotto le ore lavorate. Non è un caso che l'occupazione, al di là degli slogan, della propaganda, che è aumentata nell'arco di questo decennio, è aumentata prevalentemente come occupazione part-time, sia temporanea sia a tempo indeterminato. Cioè noi abbiamo un'esplosione dei part-time. Quando parliamo di part-time e parliamo del nostro paese, dobbiamo riflettere sul fatto che buona parte, quasi il 70% di quel part-time è un part-time involontario. Cioè ci sono persone che vorrebbero lavorare più ore, ma che sono costrette a lavorare questo poche ore durante un mese, poche ore durante l'anno. Perché dico questo? Perché è evidente che se noi lasciamo, diciamo, la gestione della crisi totalmente alle imprese, totalmente nelle mani del cosiddetto mercato, il mercato non produce spontaneamente nessun equilibrio, o comunque produce un equilibrio, e l'equilibrio è quello di aumentare le differenze tra salari e profitti, quindi la distribuzione funzionale del reddito, aumentare i profitti a fronte di una riduzione dei salari, è quello di flessibilizzare la forza lavoro con un meccanismo che è venuto a maturazione dopo la crisi del 2008, io l'ho citato prima, quello del contratto in somministrazione. Se guardiamo, diciamo, come è aumentato il contratto in somministrazione, è aumentato proprio nel periodo post-crisi, perché è un contratto particolarmente facile per le imprese. Possono aggiustare il numero di ore sulla base del ciclo di profitto atteso, o ciclo di profitto di breve periodo, perché in assenza di stimoli a investimenti di medio e lungo periodo, le imprese in qualche modo sacrificano la produttività del lavoro. Attraverso, diciamo, la riduzione del costo del lavoro. Cioè le imprese italiane negli ultimi 10 anni soprattutto hanno fatto una scelta precisa. Perché il nostro livello di produttività del lavoro è basso? È basso perché non c'è alcun stimolo per le imprese a investire in tecnologie, quindi a investire in tutti quei sistemi che possono rendere il lavoro e la produzione più efficiente e più efficace. Non avendo più lo stimolo salariale, quindi non avendo più un costo del lavoro alto che ti impone necessariamente di dover aumentare appunto la produttività per aumentare il tuo margine di profitto, perché se io ho un costo del lavoro alto devo aumentare la produttività perché solo l'aumento della produttività sul costo del lavoro mi genera profitto. Ma se io ho un costo del lavoro basso, posso tranquillamente sacrificare gli investimenti e posso acquisire i profitti attraverso la riduzione dei salari, riduzione dei salari che è avvenuta anche attraverso l'aumento dei part-time e del part-time involontario, cioè la riduzione delle ore lavorate. Quindi, quando si parla di riduzione delle ore di lavoro, bisogna fare attenzione, perché la riduzione delle ore di lavoro è una cosa che le imprese hanno fatto negli ultimi 10 anni e l'hanno fatta per questi obiettivi e per questi scopi. Anche la proposta, diciamo, avanzata, che poi non era una proposta, a me è sembrato più uno slogan buttato lì che finita immediatamente, di riduzione dell'ora di lavoro a parità di salario, in un paese che ha 4 milioni di persone che lavorano con part-time, involontari, cioè persone che lavorano poche ore durante il mese e poche ore durante l'anno, se tu gli dici a queste persone noi riduciamo l'orario di lavoro a parità di salario, lo dicono no, grazie, cioè riduzione dell'orario di lavoro più ridotto di quanto ce l'ho aumenta la mia povertà, aumenta le mie sofferenze. Quindi il tema della riduzione dell'orario di lavoro deve tenere oggi a mente il fatto che tu hai una differenziazione dal punto di vista dei settori e del mercato del lavoro, per cui hai poche persone che lavorano, diciamo, che hanno un'intensificazione anche dei turni e fanno tanti straordinari, e poi hai una fascia di lavoro costretta e coinvolta in rapporti di lavoro di breve durata e in orari di lavoro ridotti. Quindi il vero tema oggi che si pone è la distribuzione dell'orario di lavoro e la redistribuzione dell'orario di lavoro, aumentando però i salari. Cioè quando si parla di riduzione dell'orario di lavoro in un paese che ha 5 milioni di lavoratori poveri e 3 milioni di lavoratori che hanno un salario orario inferiore ai 9 euro, il tema della riduzione dell'orario di lavoro lo devi affrontare solamente insieme al tema del salario, perché se tu non hai, diciamo, una proposta forte sul tema del salario che alzi i salari, diciamo, dei lavoratori nella redistribuzione, nella parte più bassa della distribuzione del reddito, solo così puoi evitare il ricorso, per esempio, al part-time involontario, perché se tu alzi il salario orario a questi lavoratori hanno una forza dal punto di vista contrattuale che non consente alle imprese di ricattarli come vogliono, no? Quindi il tema della riduzione dell'orario di lavoro deve essere affrontato insieme al tema del salario,
quindi aumentare il salario per aumentare anche il potere contrattuale di questi lavoratori. Seconda cosa, i regimi di orario. Questo è un paese su cui ne parlano in pochi, ma dobbiamo necessariamente prevedere elementi di rigidità, non solo, come dire, nella tutela dei diritti del lavoro, ma anche in termini di orario minimo di lavoro. Cioè, io non posso assumere delle persone un mese all'anno e farli lavorare con part-time involontari di 18 ore. Cioè, questo non è possibile. O si interviene con degli elementi di rigidità che garantiscano una continuità del lavoro e del reddito e della fascia oraria di lavoro in cui io posso essere occupato, quindi mettere dei part-time che non sono inferiori, come avviene oggi nel settore della distribuzione, della grande distribuzione, dove noi abbiamo i part-time nel fine settimana, nel weekend, cioè quindi con fasce orarie dagli 8 alle 16 ore, no? Distribuite esclusivamente in 3 giorni alla settimana. Tutto questo richiede una riforma complessiva del sistema di orario, del regime di fasce orarie di lavoro. E solo questo può garantire effettivamente al tema della riduzione dell'orario di lavoro di essere un tema, come dire, generalizzato, cioè in cui è una riforma che ci guadagnano tutti e non solo quella parte di mondo del lavoro che è inserito ovviamente all'interno di sistemi di imprese in cui hanno regimi di orario, diciamo, standard, in cui hai una contrattazione collettiva nazionale e poi può essere che hai anche quella aziendale, ma devi occuparti dell'intero mondo del lavoro. E per occuparti all'interno del mondo del lavoro devi fare delle riforme che siano salario e regimi di orari, quindi rigidità nella gestione della forza lavoro. Solo se immettiamo elementi di rigidità possiamo evitare una frammentazione, una frantumazione che già è fortissima e che è già il fattore che rende il mondo del lavoro molto debole anche dal punto di vista della forza politica, diciamocela tutta, cioè il fatto che noi abbiamo una difficoltà dal punto di vista della rappresentanza politica e rappresentanza sindacale, al di là dei limiti soggettivi, cioè, che ci sono, e ci sono tutti, cioè non dire che ce lo dobbiamo dire, cioè sono limiti soggettivi che riguardano le organizzazioni sindacali e riguardano anche le organizzazioni politiche, cioè che hanno una storia lunga che non abbiamo tempo di affrontare. Ma poi ci sono ovviamente dei limiti oggettivi, no? Questa frammentazione e frantumazione delle condizioni di lavoro. I lavoratori non possono mai riconoscersi come corpo collettivo, sono stati talmente individualizzati, talmente frammentati, per cui ognuno ha una propria condizione di lavoro che porta ciascun lavoratore a contrattare individualmente la propria debolezza con l'impresa. O tu inserisci elementi di rigidità che consentono a questi lavoratori in qualche modo di ricompattarsi e di riconoscersi, e io ripeto, salario e regimi di orario minimo, quindi che incidono e contrastino la flessibilità nei regimi di orario e quindi anche contrattuale, che evitano la discontinuità sostanzialmente delle ore lavorate, o altrimenti diventa una questione molto, diciamo, ideologica, sempre che non ci sia un secondo fine. Io questo non lo so. Sempre che non si guardi, per esempio, al modello tedesco di riduzione dell'ora di lavoro. E attenzione, il modello tedesco di riduzione dell'ora di lavoro è un modello in cui tu hai la riduzione dell'ora di lavoro per una parte del mondo del lavoro, prevalentemente le grandi aziende del settore automobilistico che hanno grandi capacità di investimenti, produttività, che esportano, che hanno un grande valore aggiunto. Ma a fronte di questa riduzione dell'orario di lavoro hai una massa di lavoratori poveri, perché la Germania, diciamo, la forza della Germania in questi ultimi 10 anni soprattutto è quella di avere aumentato il proprio surplus attraverso la riduzione della domanda interna, oltre che l'aumento delle esportazioni. La cosa che non si dice spesso è che la Germania, diciamo, l'aumento del surplus è dovuto in buona parte alla riduzione della compressione della domanda interna, cioè la compressione dei salari, i mini job, voglio dire, o la riduzione della forza e della copertura della contrattazione collettiva in Germania. Oggi, diciamo, i contratti collettivi in Germania coprono appena la metà della forza lavoro tedesca, cioè tu hai una quota enorme di fascia di lavoratori tedeschi che hanno condizioni salariali e di diritti molto peggiori, cioè molto peggiorate, difficili, no? E quindi, sempre che dico, quando si parla di riduzione dell'orario di lavoro non si abbia in mente un modello come quello tedesco in cui ha una segmentazione fortissima. Lavoratori che hanno la possibilità di stare dentro imprese che esportano, che fanno valore aggiunto, e lavoratori che subiscono tutto questo attraverso la riduzione della domanda interna.
Io spero che questo non sia, diciamo, la prospettiva e l'orizzonte a cui si guardi quando si parla di riduzione dell'ora di lavoro. Io spero che si guardi di più magari al modello francese, che era una riduzione effettivamente generalizzata. E poi quando si parla di riduzione dell'ora di lavoro in Italia bisogna parlare del tema dell'occupazione. Cioè, noi vogliamo la riduzione dell'ora di lavoro a parità di salario, purché questa sia un elemento di assorbimento di persone che non stanno lavorando e che vengono assorbite nel mercato del lavoro. Allora, un'altra cosa, agganciata al tema della riduzione dell'ora di lavoro, è il tema del piano di occupazione pubblico. Perché dico questo? Lo dico anche in termini gradualistici, no? Per arrivare poi a una riforma complessiva. Se tu oggi attui un forte aumento, e poi ne abbiamo anche bisogno, di occupati nella pubblica amministrazione, tu, riducendo l'orario di lavoro, tu stai in qualche modo rafforzando un settore che non è un settore concorrenziale, per i motivi che ci siamo detti prima. Mentre se tu oggi riduci l'orario di lavoro a parità di salario per le piccole imprese italiane, questi ti dicono: ma se tu mi riduci l'orario di lavoro a parità di salario non riesco più a campare perché i costi mi aumentano e non riesco più a... Tu lo fai in un settore non concorrenziale come il settore pubblico, tutto questo. E questo aumento di domanda interna nel settore pubblico e di riduzione dell'ora di lavoro ha una funzione anche sui salari dei lavoratori privati. Perché significa quello che diceva in parte Angelo Salento prima. Significa avere una sanità pubblica, significa avere un trasporto pubblico locale, significa avere un sistema della formazione e dell'assistenza pubblico effettivamente. Significa che i lavoratori privati non devono pagarsi rette impossibili per gli asili nido, non devono pagarsi il trasporto privato perché hanno un trasporto pubblico. Significa quindi aumentare, come dire, il salario differito dei lavoratori privati attraverso l'aumento della domanda interna e quindi l'aumento dell'occupazione. Quindi il tema della riduzione dell'ora di lavoro va affrontato tenendo insieme queste cose, altrimenti rischia di essere uno slogan che non si capisce bene però come, diciamo, deve essere implementato poi effettivamente. Ecco, questo era un po'... questa è una questione dirimente, secondo me, anche quando si parla di smart work. Cioè, in Italia, quando si parla di riduzione dell'ora di lavoro, si parla di questioni che sono risibili, cioè rispetto alle questioni vere, no? Le questioni vere sono queste, cioè il fatto che tu hai 3 milioni di persone disoccupate, hai circa 4 milioni di persone coinvolte in regimi di orario ridotto, in forme discontinue di orario, e hai salari da fame. Cioè, è tutto qui, o tu dai una risposta attraverso la riduzione dell'ora di lavoro a queste tre questioni, o altrimenti diventa uno slogan che non ha senso, e non ha neanche senso dal punto di vista della forza politica e dell'incisività anche, in termini di forza, di richiamo, di interesse, insomma, per i lavoratori, ecco. Perché se tu dici a uno ti riduco l'orario di lavoro e ti riduco il salario, non è detto che questo venga insieme a te, se non gli offri, diciamo, un insieme di riforme che tengono... Che si tengono tra loro. Grazie Simone. Sabino, volevo chiederti, sempre in riferimento dopo la questione di riduzione dell'orario di lavoro, le nuove tecnologie e l'introduzione di questa formula, diciamo, smart working, prevista proprio dal piano Colao, quali possono essere le conseguenze per il lavoratore? Allora, il piano Colao, io vorrei ricordare una cosa. Durante la pandemia moltissime volte ci siamo sentiti ripetere: nulla sarà più come prima della pandemia, dovremo abituarci a qualcosa di nuovo perché inevitabilmente il mercato del lavoro e le condizioni di lavoro dovranno cambiare, perché non possiamo far finta che il Covid non sia mai esistito. Ebbene, quello è per chi ha mai pescato nella propria vita, quelli stavano, diciamo, pastierando, cioè si stavano preparando all'azione successiva. Lo vediamo anche, cioè quello che accadrà adesso, quello che si sta cercando di strutturare ora, io su questo ho l'idea abbastanza chiara, e chiara è l'ennesimo fortissimo e profondissimo affondo alla classe lavoratrice del nostro paese. Recentemente ci sono state le dichiarazioni di Chino,
poi quelle di Boeri, poi quelle di Gualtieri, sulla chi dice che tipo Ichino, chi sta in smart working va in vacanza, chi dice che è necessario flessibilizzare e puntare sul contratto a tempo determinato e quindi introdurre anche nel piano Colaola l'insistenza sulla deroga al decreto dignità. Ecco, tutto questo non fa altro che disegnare confini foschi circa quello che è l'idea che questi signori hanno del lavoro e del diritto al lavoro, ovvero la sua riduzione, la sua compressione, la sua destrutturazione. Nel piano Colao, vi cito soltanto rapidamente a margine, si ipotizza di scudare le responsabilità penali del datore di lavoro in caso di contagio da Covid. Questo è sbagliato. È sbagliato perché in caso di infortunio sul lavoro bisogna verificare se il datore di lavoro ha ottemperato a tutti quelli che sono gli obblighi previsti dalla normativa. Se il datore di lavoro ha ottemperato, e le norme le abbiamo commentate prima, non è così difficile ottemperare a quelle norme, il datore di lavoro può stare tranquillo. E attenzione, perché su questo io sono stato criticato, no? Qui non si tratta di contrapporre imprenditori e lavoratori. Qui si tratta di tutelare gli imprenditori virtuosi. Perché se noi scudiamo chi ha responsabilità circa la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, noi stiamo proteggendo i datori di lavoro disonesti, quelli che subordinano la sicurezza dei loro lavoratori alle logiche della massimizzazione del profitto. Quindi io, per tutelare una parte del mondo imprenditoriale del nostro paese, che dico che quella roba fa schifo. Secondo, la deroga ai contratti a termine è ingiusta e soprattutto inutile, non produce nuovi posti di lavoro. Il decreto dignità è stata un'ottima norma, assolutamente insufficiente, lontanissima, su molte cose non è intervenuta, ad esempio sul contratto a tempo indeterminato, però ha fortemente limitato il ricorso ai contratti a termine, ai contratti precari, ha equiparato le responsabilità nel caso di contratto di somministrazione tra l'impresa che utilizza il lavoratore e l'agenzia di somministrazione, c'è cioè una obbligazione in solido tra i due soggetti che prima non era esplicata dalla norma. Fermo restando il fatto che il sottoscritto ritiene che il lavoro di somministrazione sia a tempo determinato che a tempo indeterminato dovrebbe essere invece illegale, ma questa è una mia personale opinione. E entriamo al tema dello smart working, che è quello che tu mi stai chiedendo. Il tema dello smart working è dirimente perché potrebbe essere uno strumento straordinariamente utile per creare ulteriori differenziazioni nell'ambito della classe lavoratrice italiana, tra chi è più fortunato e chi è meno fortunato. E può diventare uno strumento di dominio, uno strumento di potere. Spesso le riforme nell'ambito del mercato del lavoro sono state riforme di potere. Se volete, dopo ci possiamo anche confrontare su questo. Punto primo, in maniera molto schematica, lo smart working produce dei risparmi notevoli, perché l'azienda non deve più gestire gli spazi, non deve più occuparsi delle pulizie, risparmia sulla corrente elettrica, risparmia su tutto l'hardware, risparmia sulla comunicazione, risparmia sui presidi in materia di salute e sicurezza del lavoro, risparmia in termini di compliance, pensate soprattutto alle grandi aziende. Lo smart working produce un grandissimo risparmio per l'impresa, in termini proprio reali, in termini pratici. Pensate alle aziende che offrono il servizio navetta, pensate alle aziende che offrono il servizio mensa. Moltissime aziende non riconoscono il buono pasto ai lavoratori quando i lavoratori sono in smart working. C'è un risparmio reale e concreto. Punto primo, questo risparmio deve essere condiviso. I lavoratori devono godere, esattamente come l'imprenditore, di questi risparmi. Non necessariamente in termini di immediata rivendicazione salariale, quello sarebbe il top, ma quantomeno come credito, perché nei prossimi piani industriali non si chiedano ancora ai lavoratori lacrime e sangue. Perché pensare di redistribuire questi risparmi non è un'idea folle. Specularmente, quando l'azienda pone in essere una ristrutturazione o un piano industriale per cercare di creare risparmio da reinvestire tecnologicamente, cosa che poi puntualmente non fa mai, se non in tecnologie che servono per precarizzare e sfruttare sempre di più il lavoro, perché altrimenti l'investimento in tecnologia nel nostro paese le aziende non lo fanno solo su quel settore lì. Oggi le ristrutturazioni sono il core business delle grandi aziende, cioè invece di puntare sul profitto derivante dalla vendita del prodotto e dell'efficientamento produttivo, oggi il taglio del costo del lavoro è diventato parte dei profitti, letteralmente. È un margine, si crea margine sul taglio del costo del lavoro.
Quindi pensare specularmente di redistribuire questo risparmio, visto che si chiede ai lavoratori di contribuire al rilancio tecnologico dell'azienda, non è un'idea peregrina, non è un'idea folle, non è un'idea veterocomunista. È una logica speculare a quanto le aziende oggi richiedano puntualmente nei piani industriali. E chi i piani industriali nel nostro paese li fa per lavoro, in termini di contrattazione sindacale, queste cose le sa benissimo. Primo. Secondo tema, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le case dei lavoratori sono diverse, c'è chi vive in villa e c'è chi vive in 50 metri quadri con tutta la famiglia, magari tre ragazzini, il cane, il gatto e il criceto. Lavorare in queste due condizioni non è la stessa cosa. Dopodiché passare 8 ore in ufficio su una sedia ergonomica non è come passare 8 ore, se ti va bene, sulla sedia del soggiorno. Si pongono problemi reali e concreti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Di questa materia si deve far carico il datore di lavoro e oggi smart working questo tema non è posto, come quello della distribuzione economica e politica dei vantaggi dello smart working. Ad oggi nessuna organizzazione sindacale si fa portatrice di queste istanze. Dopodiché, sui limiti soggettivi delle organizzazioni sindacali, benché sia necessario fare i doverosi distinguo, sono d'accordo anch'io, laddove abbiamo segretari generali di confederazioni che ti dicono che l'articolo 18 è una roba del secolo scorso, o sindacalisti che adesso sono ministri che ti dicono la stessa cosa, beh, c'è davvero da preoccuparsi, perché è come se Bergoglio davanti alla Pietà di Michelangelo tirasse un bestemmione, è esattamente la stessa identica cosa. Dopodiché il controllo a distanza si presta ad ulteriori problemi, lo smart working, scusate. Il primo è quello relativo al controllo a distanza. Perché? Perché l'azienda, soprattutto la grande azienda, ti dice: ok, io ti faccio lavorare da casa. Lo smart working di per sé è un vantaggio per il lavoratore se disciplinato in un determinato modo, se affiancato a presidi e tutele di un certo tipo, perché garantisce una miglior conciliazione dei tempi vita lavoro, un più efficiente work-life balance, ma se affiancato a determinati presidi di diritto, perché ad esempio le aziende chiedono che si deroghi all'articolo 4 dello statuto dei lavoratori in materia di controllo a distanza per introdurre lo smart working, perché essendo il lavoratore sottratto al luogo di lavoro e sottratto all'elettrodirezione, al controllo diretto del datore di lavoro con il responsabile di turno, allora è necessario che ci sia una deroga alla normativa in materia di controllo a distanza e che quindi il lavoratore, quando è in smart working, venga sottoposto al più ficcante e penetrante controllo a distanza. Questo ha un impatto gravissimo sul benessere psicofisico del lavoratore che presta la propria opera. Quindi questo può essere certamente un vulnus profondissimo legato a questa attività, cioè a questa modalità di prestazione lavorativa che è lo smart working. Altro punto, il tema della disconnessione, è centrale il tema della disconnessione. Cioè, io lavoro in smart working, ma bisogna prevedere la cogenza della disconnessione. Cioè, superato l'orario di lavoro, i sistemi devono essere letteralmente inibiti, perché noi abbiamo già ampissima testimonianza di lavoratori che non si disconnettono mai dal luogo di lavoro, dall'attività lavorativa, proprio perché in smart working l'attività viene prestata con dispositivi mobili, spesso aziendali, elettronici, eccetera, e lo si fa da casa in qualsiasi momento, appunto da remoto, in ottica di efficientamento dei momenti morti, tutta la retorica positiva che per certi versi c'è ed è reale sullo smart working. Il problema è che specularmente, se tu non prevedi la disconnessione, il lavoratore ti lavora 24H. E guardate, questo accade anche perché il lavoratore di smart working spesso vive questa sua condizione quasi come un regalo, quasi come una concessione octroyée da parte del datore di lavoro. Ed ecco che quindi si sente in dovere di aumentare la propria attività, la propria prestazione lavorativa anche in termini quantitativi, in termini temporali. E quindi che cosa succede? Succede che spessissimo, l'attività in smart working si protragga oltre l'orario lavorativo e questo ha un effetto drammatico e devastante, perché altro che riduzione dell'orario di lavoro, qui noi rischiamo a parità di salario un allungamento dell'orario di lavoro e smart working questo già accade, già è reale nel settore dei servizi. Noi abbiamo studi che dimostrano come, a prescindere dallo smart working, gli impiegati nel nostro paese arrivino a lavorare fino a 11 ore settimanali non retribuiti.
Quindi figuriamoci se un fenomeno del genere può essere contenuto prestando la propria opera in smart working. Il numero delle ore lavorate aumenterà a pari stipendio. Questo ha due effetti drammatici. Il primo è alterare completamente il calcolo del carico di lavoro sul singolo lavoratore, perché ci sarà un numero di ore notevoli non calcolate che sfuggono al controllo e pertanto l'azienda si sentirà autorizzata ad argomentare che per fare determinati lavori servano meno ore e quindi a richiedere di più, a pretendere di più in termini di produttività quantitativa. Quindi questo è certamente il primo aspetto. Il secondo aspetto è che il datore di lavoro, e ripeto, pensiamo soprattutto alle grandi aziende, nel momento in cui si rende conto, e se ne rende conto, che ha a disposizione un bacino notevole di ore lavorate non retribuite, pensate abbia ancora l'interesse di assumere? Cioè questa modalità di lavoro, se non governata, se non ci mettiamo le mani dentro e non la discipliniamo partecipando alla declinazione di quelle che sono le regole dello smart working, rischia di avere un impatto fortissimo e notevole nell'ambito delle singole aziende, ripeto, soprattutto nelle grandi aziende, sulle politiche occupazionali, riducendo notevolmente il numero delle persone assunte perché si potrà godere di ore non lavorate. Ultimo aspetto, che secondo me è un aspetto dirimente, è il problema della comunità dei lavoratori. Stare in smart working, soprattutto se si lavora col metodo dello split team, cioè il team A e il team B si alternano settimana dopo settimana nell'attività di smart working, oppure se si svolge l'attività di smart working sine die, diciamo, sempre nella normalità. Ricordiamo che lo smart working è diventata prima modalità ordinaria di prestazione lavorativa con i primi decreti contro il Covid e poi addirittura con il decreto di rilancio che dà un diritto del genitore di figli con età inferiore fino ai 14 anni. Quindi stiamo parlando di una realtà che rischia di diventare veramente ordinaria nel senso letterale del termine. Il rischio notevole è quello di disgregare anche da questo punto di vista la comunità dei lavoratori. Io vorrei ricordare che nel nostro paese l'articolo 1 della Costituzione pone le colonne dello Stato democratico sul lavoro, cioè i lavoratori svolgono nel nostro paese una funzione politica essenziale. Per poterla svolgere devono essere comunità, devono essere solidali, devono confrontarsi tra di loro, devono socializzare problemi, necessità, strategie, rivendicazioni, resistenza. Per poter fare questo ovviamente devono essere comunità, si devono vedere, si devono appunto confrontare i lavoratori. Quindi è necessario e fondamentale da questo punto di vista, le organizzazioni sindacali devono cogliere la sfida e devono essere in grado di anticipare i tempi. È necessario trovare i modi e i percorsi attraverso i quali questa comunità nazionale del lavoro resti in piedi, perché se finiamo ognuno in casa propria con le nostre differenze, con i nostri livori, con i nostri rancori, che sono dal mio punto di vista assolutamente fisiologici in un mondo del lavoro disegnato come quello nel quale ci troviamo, è evidente che questa comunità del lavoro finirà col disgregarsi definitivamente, e se si va a disgregare completamente la comunità del lavoro, ogni ipotesi di rivendicazione e di lotta viene meno e di conseguenza viene meno la vocazione democratica del nostro paese descritta all'articolo 1 della Costituzione. Grazie. Vorrei fare un'ultima domanda a Simone. Può gentilmente dire a tutti noi cercare di comprendere come l'introduzione del salario minimo comunque è una proposta che consente di contrastare quella che è la struttura produttiva delle imprese che finora appunto abbiamo visto che traggono profitto da questa svalutazione salariale. Allora sì, molto brevemente, come dicevo prima, noi abbiamo sostanzialmente in Italia 5 milioni di lavoratori poveri. E in questi 5 milioni di lavoratori poveri abbiamo sicuramente l'incidenza, come ho anticipato prima, di una parte del mondo del lavoro che ha regimi di orario e soprattutto contratti di lavoro molto discontinui, e poi però ci sono anche lavoratori che hanno paghe orarie basse. Non sono solamente questo non è solamente il frutto dei contratti pirata, che comunque incidono molto nella riduzione dei salari, cioè il fatto
che tu hai contratti, insomma, stipulati da sindacati cosiddetti di comodo che riducono la paga oraria, ma hai anche contratti collettivi nazionali siglati dalle organizzazioni più rappresentative. E il riferimento più evidente e più noto è quello del contratto multiservizi, il contratto che si applica a una grande massa di lavoratori che prevedono paghe orarie inferiori ai 9 euro lordi. Parlo di 9 euro lordi perché 9 euro lordi era la proposta, diciamo, avanzata dal Movimento 5 Stelle nell'applicazione del salario minimo, nell'introduzione del salario minimo. Allora, il tema del salario minimo non va messo in contrapposizione al tema del contratto collettivo. Provo a dirlo in maniera rapida. In Italia negli ultimi 30 anni quando si parlava di salario minimo si parlava sempre come uno strumento in contrapposizione al contratto collettivo nazionale, perché ovviamente il contratto collettivo nazionale è a oggi l'autorità salariale, cioè quella che determina i minimi tabellari, i minimi salariali che si applicano ai lavoratori. Si diceva: se noi facciamo una legge e stabiliamo un minimo orario, questo indebolisce la contrattazione collettiva, indebolisce il sistema della rappresentanza del mondo del lavoro, della rappresentanza sindacale. Ma in realtà questa è una discussione molto ideologica, molto strumentale. Noi abbiamo tanti paesi in Europa che hanno una ampia copertura dei contratti collettivi nazionali eppure hanno una legge sul salario minimo. Quindi sono due strumenti che, diciamo, dal punto di vista anche empirico, possono stare tranquillamente insieme, quindi non sono confliggenti l'uno con l'altro. Io penso che su questo la proposta, diciamo da ultima, avanzata dalla ministra Catalfo, con cui abbiamo fatto anche un'iniziativa insieme a Milano nel mese di gennaio, era secondo me di buon senso. Cioè la ministra faceva una proposta in cui diceva: il contratto collettivo nazionale è ancora l'autorità salariale, deve essere, diciamo, il contratto collettivo che stabilisce i minimi salariali. Dopodiché, laddove il contratto collettivo nazionale prevede paghe orarie inferiori ai 9 euro lordi, noi dobbiamo individuare e introdurre un trattamento minimo legale che funzioni da pavimento sotto il quale nessun lavoratore deve essere pagato. Trattamento minimo legale, che significa salario più tutto il resto, quindi salario più tredicesimo, ferie, eccetera. È un sistema, questo del trattamento minimo legale, che rafforza in realtà il contratto collettivo nazionale, perché ha una funzione di alzare i salari definiti dai contratti collettivi nazionali più poveri. Penso al contratto multiservizi. Se tu hai un trattamento minimo legale sotto il quale nessun lavoratore deve essere povero, quel contratto collettivo e quindi quei lavoratori più poveri che sono collocati, impiegati e contrattualizzati all'interno di quel contratto avranno un aumento ovviamente dei salari. Poi, quindi, questo è un elemento, diciamo, di rapporto tra salario minimo e contratto collettivo nazionale. Vado sempre velocissimo. C'è anche un'altra grande questione: perché è importante il salario minimo? Il salario minimo è importante perché, e questo, diciamo, ce l'ha detto l'INPS, se noi introducessimo oggi un salario minimo orario di 9 euro lordi, noi avremmo una distribuzione del reddito nazionale, dei profitti, ai salari di 7 miliardi e mezzo. Ok? Quindi con un salario minimo orario oggi, in Italia avremmo una distribuzione del profitto verso i salari di 7 miliardi e mezzo, che sarebbe, consentitemi di fare una battuta, la metà di quello che le imprese si sono, diciamo, accaparrate attraverso le agevolazioni fiscali del governo Renzi e le decontribuzioni varie. Questo avrebbe quindi un effetto di riduzione della diseguaglianza primaria, quindi la distribuzione funzionale del reddito. Avrebbe un effetto di riduzione della diseguaglianza personale del reddito, perché tu hai una fascia di lavoratori che da domani lavorerebbero con un salario più alto, quindi avrebbero, diciamo, beneficio dall'introduzione del salario minimo. L'aumento dei salari attraverso lo stimolo del salario minimo, che non è l'unico elemento per aumentare i salari, però è un elemento fondamentale. Cioè, in Italia siamo abituati a pensare che i salari si aumentino attraverso la riduzione delle tasse, no? Tutta la discussione sul cuneo fiscale che abbiamo ascoltato prima della crisi, che era al centro del dibattito pubblico, si dice: guardate che le buste paghe dei lavoratori saranno più pesanti se riduciamo le tasse. Io vorrei ricordare che in un paese con un elevato livello di evasione fiscale, in un paese in cui la sanità pubblica ha subito processi di privatizzazione, se noi
pensiamo ancora di ridurre le tasse, rischiamo di lasciare questi lavoratori più vulnerabili, perché poi, attenzione, è la fiscalità generale che finanzia la riduzione del cuneo fiscale, cioè sono i lavoratori e i pensionati, cioè è il reddito da lavoro che finanzia la riduzione del cuneo fiscale. Quindi si tratta di lavoratori che è una redistribuzione interna al mondo del lavoro, alla classe lavoratrice. Quello di cui noi abbiamo bisogno è quello invece di una distribuzione dai profitti ai salari attraverso l'introduzione del salario minimo. Questo tipo di soluzione favorirebbe quello che secondo me è un elemento centrale anche nella discussione che facevamo prima, cioè perché oggi le imprese non investono poco, perché c'è un basso livello degli investimenti privati per migliorare l'efficienza, per aumentare anche l'efficacia dei processi produttivi, per investire in nuovi prodotti, per investire nelle produzioni a più alto valore aggiunto, perché possono competere sul costo del lavoro. Ora, questa cosa non è un pensiero, che deriva da una tradizione marxista, è un pensiero che era, parte integrante anche della cosiddetta cultura riformista o keynesiana, che fa un ragionamento molto semplice. Se tu non aumenti i salari, le imprese non saranno mai incentivate a investire, potranno continuamente tornare a aumentare i profitti attraverso la riduzione del costo del lavoro. Questo ha un beneficio, quindi, sia sulla domanda. Quindi aumentando i salari si ha un beneficio sulla domanda, quindi occupazione e salari, quindi consumi e investimenti, ma anche sull'offerta. Il vero tema su cui noi non abbiamo il tempo di riflettere oggi e di parlare oggi è che il nostro sistema produttivo, negli ultimi anni soprattutto, è molto più fragile. Noi abbiamo, purtroppo, siamo dentro un processo di deindustrializzazione pericolosissimo. Abbiamo perso una parte consistente della nostra forza dal punto di vista anche industriale. Lasciate stare le tabelline che siamo il secondo paese manifatturiero del mondo. Pensiamo al valore aggiunto dei nostri prodotti. Noi siamo un paese che continua a esportare su settori a bassissimo valore aggiunto. Siamo un paese fuori dai prodotti che aumentano il valore aggiunto, penso alla microelettronica, penso ai settori più avanzati. L'aumento, della domanda attraverso questo tipo di interventi ha un effetto anche sull'offerta, sulla struttura produttiva, che è un grande tema, inevitabile. Non possiamo essere un paese in cui l'economia è retta sul turismo e sulla ristorazione, è perché lì sta aumentando l'occupazione sostanzialmente. Questo è un paese che, se vuole restare in piedi e misurarsi alla pari con altri paesi, deve rafforzare la propria struttura produttiva, deve fare politiche industriali che robustiscono il tessuto produttivo. E questo lo puoi fare solamente se in qualche modo fai investimenti pubblici e porti le imprese a fare investimenti privati. Se non ci sono investimenti, la struttura produttiva rimane fragile e noi vedremo che l'occupazione aumenta nei settori a bassissimo valore aggiunto, precari, part-time, e quindi saremo un paese sempre più povero che produce camerieri anziché fare innovazione, ricerca e tecnologie, rimarranno parole vuote, retoriche che Colau e altro utilizzano per fare buttare un po' di fumo negli occhi. Io però adesso, ragazzi, vi devo lasciare e vi saluto. Ciao Savino, ciao. Grazie Simone, a presto. Grazie, a presto. Ciao, ciao, ciao. Savino, una domanda giusto per lei da parte del pubblico. Chiedono qualche osservazione nello specifico sulla questione del reddito di cittadinanza dalla sua entrata in vigore ad oggi. Reddito da ricatto, ovvero supporto alle fasce più deboli della società? Sarebbe meglio iniziare a parlare di reddito universale totalmente disconnesso dal mondo del lavoro? Cosa ne pensi? Domanda difficilissima. Allora, io penso che l'idea del reddito di cittadinanza intesa come supporto perché l'individuo, il cittadino, anzi meglio la persona, esca da uno stato di indigenza e di povertà assoluta, sia un'idea nobile e che sia necessario garantire a tutti i mezzi necessari a vivere, come dice la Costituzione, una vita libera e dignitosa, perché senza questi mezzi noi siamo ricattabili e non siamo liberi, oltre che non siamo in grado di vivere un'esistenza dignitosa. Pertanto io credo che l'idea sia giusta.
Bisogna fare attenzione però a quelle che sono le conseguenze, perché spesso io sento dire mettiamo a lavorare chi prende il reddito di cittadinanza, mettiamolo a fare questo, mettiamolo a fare quello, mettiamolo a fare quell'altro. Ecco, attenzione, questa è una deriva pericolosissima, perché una cosa è un reddito di cittadinanza, che è una misura che serve ad uscire da una soglia di povertà e di indigenza assoluta. Altra cosa è una retribuzione, ai sensi di quanto prevede l'articolo 36 della Costituzione. Sono due cose completamente diverse. Non possiamo permetterci di accettare che il precettore del reddito di cittadinanza diventi uno schiavo, peraltro, al soldo del pubblico. Sarebbe una follia. Quindi attenzione a come viene inteso il reddito di cittadinanza. Dopodiché, l'idea di perseguire un ideale per cui tutti, a prescindere dall'attività lavorativa, abbiano i mezzi per vivere una vita dignitosa è nobile, ma per rispondere alla domanda non ci consente, non ci deve consentire la rinuncia alla lotta sul fronte della rivendicazione dei diritti del lavoro. Io veramente chiedo due cortesie a chi si avvicina a questo mondo, al mondo del diritto del lavoro, che per chi lo ama diventa veramente una ragione di vita, no? Non perdiamo mai di vista gli aspetti complessivi e gli aspetti sistemici. Nel nostro paese, e ve ne cito due. Il primo, che devo purtroppo citare in maniera molto rapida, nel nostro paese le riforme in materia di lavoro sono state riforme di potere. Sono servite a spuntare, come scrive Formenti, le unghie dei lavoratori nella lotta, nella rivendicazione, perché è un lavoratore ricattabile, perché è perennemente precario, perché viene retribuito con degli indennizzi che sono tipici di un contratto di formazione come gli stagisti, perché è sottoposto al controllo a distanza, il Jobs Act ha provato a liberalizzare il controllo a distanza, perché è sottoposto al demansionamento, il Jobs Act ha provato a liberalizzare il demansionamento, perché in caso di licenziamento illegittimo non godrà più del diritto alla reintegra, come ha chiesto, come a seguito della riforma Fornero del 2012 e del tutele crescenti di Renzi del 2015. Un lavoratore posto in questa condizione di totale ricattabilità inevitabilmente rinuncerà a resistere nel momento in cui vede un'ingiustizia sul luogo di lavoro, a rivendicare condizioni migliori per se stesso e soprattutto per i suoi colleghi, per gli altri lavoratori, lavoratori presenti in azienda, ma anche lavoratori non presenti in azienda, magari di altri settori produttivi. Nel nostro paese esisteva lo sciopero generale. Ecco perché il diritto del lavoro, i diritti dei lavoratori hanno una funzione essenziale dal punto di vista politico. C'erano gli scioperi politici, immaginatevi che sono, uno sciopero per l'ambiente, uno sciopero contro la guerra. Non erano scioperi specificamente rivolti al proprio datore di lavoro o al proprio settore o appunto all'organizzazione sindacale di controparte datoriale. Erano scioperi politici. Cioè, i diritti dei lavoratori sono strettamente intrecciati e connessi con il buon funzionamento del paese democratico. Primo aspetto che vi chiedo di mettere sotto la lente ingrandimento, cioè bene dire, prima avevamo diritto a questo, oggi abbiamo diritto a questo, abbiamo diritto a meno, dobbiamo lottare. Ok, giusto, io sono per la restaurazione del diritto al lavoro. Ma ricordiamoci che lottare per il diritto al lavoro non significa lottare per i diritti individuali di alcuni, ma significa lottare complessivamente per il buon funzionamento delle istituzioni democratiche. Secondo aspetto, non possiamo, non dobbiamo, perché è un errore pensare alla rivendicazione in materia di diritto del lavoro soltanto pensando all'Italia, o non considerando dove l'Italia è posta, in quale sistema di ingegneria istituzionale, perché le riforme del diritto del lavoro si sono drammaticamente rese necessarie, perché il diritto del lavoro tradizionalmente inteso, che è quello che accalora me, che mi appassiona, che io vorrei restaurare, è incompatibile economicamente con l'Unione Europea. È incompatibile economicamente con l'Unione Europea. Soltanto scardinando quel sistema, rinnovandolo, modificandolo per chi ritiene sia possibile, per me è semplicemente impossibile, perché l'Unione Europea è uno strumento di dominazione di alcuni paesi su altri, quindi riformarlo non è possibile perché diventerebbe sconveniente per chi lo ha posto in essere. Quindi, se, dal mio punto di vista, solo scardinando, uscendo da quel sistema, è possibile tornare a pensare al diritto del lavoro come noi lo abbiamo sempre inteso. Il diritto del lavoro non è soltanto una questione di numeri, non è soltanto una questione quantitativa. Noi dobbiamo
adottare una specifica visione etica e morale del diritto del lavoro. Che cosa è giusto eticamente e moralmente che il lavoratore viva sul luogo di lavoro e fuori del luogo di lavoro come cittadino? Dobbiamo assumere una visione, e la nostra visione, che penso che è la visione che accomuni tutti coloro prendano parte a questa bellissima iniziativa, io ringrazio di cuore gli organizzatori per averci messo tanto impegno, tanto passione, te per prima Zaira, ma tutti gli organizzatori di questa iniziativa, ecco, l'idea che ci accomuna è, dal mio punto di vista, purtroppo incompatibile con un sistema di dominazione del forte sul debole come la nostra Unione Europea. Grazie, grazie davvero per essere rimasto fino all'ultimo con noi. Grazie a voi. Grazie per aver risposto anche alle domande del pubblico. Ci rivedremo. A presto. Prossimamente, in ascolto, a presto. Molto volentieri. Buona serata a tutti. Buona serata. Ciao, grazie.